Sono Thomas Menegazzi, frequento l'Istituto Massimo Alberini di Treviso. La videoricetta sulle tagliatelle crude di seppia che vi presenterò rientra nel progetto FSE della Regione Veneto del 2011, intitolato Lo chef del territorio tra tradizione e innovazione. 2 chili di seppie grandi da pulire, 1 chilo di pomodoro ramato maturo, 500 grammi di olive verdi denocciolate, 10 fogli di colla di pesce, erba cipollina, pimpinella, maggiorana, fiori eduli, quanto basta, sale, pepe, olio extravergine di oliva, quanto basta. Lavare sotto acqua corrente i fegati e l'interiore, asciugare e tenere in frigo. Asciugare le seppie precedentemente lavate, sovrapporle, mettere in un sacchetto sottovuoto e abbattere a meno 32 gradi. Spadellare con poco olio i fegati e parte dell'interiore. Aggiustare di sale e pepe. Setacciare quindi con un setaccio fine ed ottenere una mousse. Conservare poi dentro un sac à poche in frigorifero. Sgocciolare le olive e lavarle sotto l'acqua corrente. Frullare con il pimer, con poco olio, un poco sale e pepe. Setacciare il composto fino a renderlo fine e omogeneo. Tagliare a metà i pomodori, spremerli e ricavarne l'acqua e i semi. Separare poi i semi dall'acqua. Ammollare in acqua e ghiaccio la gelatina, riscaldare a parte il succo del pomodoro e aggiustarlo di sale. Aggiungervi poi la gelatina, versare in stampini di Silpat prima i semini del pomodoro e successivamente l'acqua, raffreddare in frigorifero. Sfogliare le erbe aromatiche ed i fiori eduli, lavare il tutto e conservare in frigorifero. Tritare a parte l'erba cipollina. Tagliare finemente con la fettatrice le seppie ancora congelate. Condirle con poco olio extravergine di oliva, sale e pepe. Nel piatto piano fare con il sac à poche alcune righe di salsa di fegato. Aggiungervi sopra le seppie ed alcune quenelle di salsa all'olive. Completare con le erbe aromatiche, alcune gelatine di pomodoro precedentemente sformate e di fiori eduli.